vivaio sarà, come dicevo, un luogo di incontro e per questo abbiamo deciso di organizzarlo in momenti, in spazi, innanzitutto delle vere aule, aule dove gli studenti possano davvero vedere l'autunno, la primavera, l'estate, come cambiano le stagioni, come si modifica la biodiversità. Studenti delle scuole superiori, medie, ma anche quelli degli asilo nido. Noi abbiamo l'asilo Bicocca, quindi vorremmo avere i nostri bimbi qui a vedere davvero come cambia la biodiversità, ma anche spazi per la cittadinanza, dove magari affrontare anche temi critici, complessi, le energie rinnovabili, il cambiamento dei paradigmi dell'alimentazione, insomma temi anche complicati, spinosi, e nel vivaio la gente è più tranquilla, rilassata, siamo tutti uguali e possiamo parlare di temi anche complessi.